Con una iniziativa pubblica presso il Park Hotel di Potenza è cominciata la campagna elettorale di Angelo Chiorazzo, indicato da Basilicata a Casa Comune come candidato alla presidenza della regione. Si voterà con molta probabilità il 10 marzo prossimo. Chiorazzo, che ha dichiarato che si dimetterà da amministratore della cooperativa Auxilium da lui fondata, ha già ottenuto il sostegno del PD con alcuni distinguo e di altre forze di centrosinistra, ma non ancora quello del Movimento 5 Stelle. Andiamo avanti, sperando con tutti, con un campo più largo possibile, un campo giusto, e lo dobbiamo ai lucani. Beh, è una grande emozione, per me è una cosa totalmente diversa, che mi stravolge la vita, ma sentivo che fosse il momento, ce n'era il bisogno, cioè la Basilicata ha bisogno di una pagina nuova, di una storia nuova. Abbiamo già attivato un 8 tavoli, abbiamo coinvolto i migliori talenti lucani che sono qui nelle nostre università, quelli che lavorano in giro per l'Italia e in Europa, insieme ad alcune grandi personalità del nostro paese, ed è quello che offriremo al tavolo dei partiti quando ci vedremo, spero il prima possibile, per cominciare a lavorare su un programma serio. È una partenza, se non partiamo dai giovani non c'è futuro per la nostra terra. Ho detto prima i numeri, ma ce lo dite voi ogni giorno quando raccontate la Basilicata. Quello che è accaduto negli ultimi 10 anni è un trend che non possiamo permetterci, e se si dovesse continuare in quella direzione non c'è futuro per nessuno.